Salve a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video. Siamo su Davidissimamente Davide HD ovviamente. E oggi siamo qui con un'artiglieria francese livello 2. Io ho pensato di questi tempi. Le artiglierie danno un casino di fastidio. È un carro che riesce. Sono carri che riescono a fare veramente tante uccisioni. Inoltre le artiglierie. Le persone ne hanno paura, si mettono dietro le rocce in ogni modo per tentare di evitarle. E quindi mi sono detto, se io non posso fermare queste artiglierie perché è un casino fermarle, praticamente posso diventare un'artiglieria. E quindi ho scelto questo carro, che è un carro che non è molto, non ha un raggio molto alto. E l'ho scelto apposta. Ora direte perché? Perché è un carro che non ha un raggio molto alto e tu lo scegli? È molto semplice, perché questo mi costringerà a spostarmi e andare più vicino alle postazioni nemiche. L'avrei potuto fare anche con gli altri carri, questo è vero. Però con questo carro mi viene accentuata questa cosa. Inoltre, visto il suo danno e alcune sue caratteristiche, io ho molta, come dire, ho molta più praticità a utilizzare questo che non un altro carro, tipo come può essere per esempio il Lloyd. Ora l'ho appena letto, sì, lo so, non sono bravo a ricordare i nomi in questo gioco. Comunque, sì, quindi questo può essere un buon carro. È un francese, infatti questo non è il mio account principale, ma è un altro con cui sto sviluppando francesi, cinesi e russi per i cacciacarri. Tanto per vedere come potrebbero essere. Quindi, sì, adesso prima di andare all'azione, direi di mettermi qua. Come potete vedere, sono molto vicino ai nemici, potrebbero anche uccidermi. E ora qui no, il mio raggio non riesce ad arrivare. Qui invece no, neanche qui il mio raggio riesce ad arrivare. Sperando che il nemico. E vabbè, c'è sta roccia, ovviamente non riesce ad arrivare. Comunque, io ho fatto magari un po' male i miei conti. Vado qui. Adesso dovrei riuscire a. No, non ci riesco. Vediamo qui. Qui invece riesco a fare molto. Quindi probabilmente, visto che stanno catturando la base, basta che me li individuino. Eccolo là. Cavolo, c'è quella casa schifosa. Questo sa come proteggersi. Sì, è appunto di questo che parlavo quando vi ho iniziato a dire la cosa. Le persone cercano sempre di proteggersi, ovviamente. Questi sono carri che fanno un botto di danno. Però i miei alleati stanno miseramente perdendo. Quindi là c'è un carro nemico. Bene. Io che probabilmente mi avranno già notato. Io quindi devo stare attento anche all'artiglieria nemica, perché contiamo che c'è pure quella. Adesso io spero di poterlo battere. Distrutto. Distrutto anche il secondo. Allora ragazzi, ad alcune parti avrò tolto l'audio perché mi serviva toglierlo per alcuni motivi, insomma.
Adesso praticamente vediamo l'ultimo, proviamo ad aggiudicarci almeno questa uccisione, che ne abbiamo già fatte due sinceramente, quindi potrei anche accontentarmi, però chi, vabbè, mi sono accontentato. Quindi due uccisioni in un gameplay direi abbastanza carino, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!